Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro primo appuntamento. Io sono Alessandro Capelani, capo delegazione della delegazione FAI di Mantova. E appunto questa sera iniziamo il ciclo di incontri su Facebook, via web, dedicati a vari argomenti. In particolare in questo periodo un po' di chiusura forzata delle attività. In presenza abbiamo pensato di proporvi degli appuntamenti settimanali con due rubriche in particolare. Una che iniziamo appunto questa sera, aperitivi con l'artista, e la settimana prossima ti racconto una storia. Quindi questa sera appunto abbiamo piacere di ospitare un artista, un pittore, ma poi lo conosceremo meglio, è molto poliedrico, Aurelio Gravina, che appunto ringrazio della presenza, e naturalmente insieme a me farà domande ad Aurelio Arianna Sartori, che è delegata cultura all'interno della delegazione FAI di Mantova, nonché nota gallerista appunto di Mantova. Come sapete, la nostra attività, solitamente i nostri eventi prevedono la richiesta, diciamo, di un contributo simbolico che viene destinato alle finalità del FAI. Chiaramente noi abbiamo pensato per questi eventi invece di renderli gratuiti, fruibili a tutti. Chi volesse sostenere l'attività del FAI, della delegazione di Mantova, può farlo attraverso un bonifico bancario. In sovraimpressione vedete scorrere l'IBAN del comitato, e se vorrete aiutarci a sostenere appunto la nostra attività anche in questo periodo. Io a questo punto cedo subito la parola ad Arianna, che ci presenta Aurelio, e do naturalmente ancora il benvenuto ad Aurelio. Buonasera, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Per me è un piacere poter iniziare con questa prima intervista all'artista Aurelio Gravina. È un piacere anche rivederlo dopo qualche tempo. Aurelio è scenografo, è attore, è regista, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Brera. Ha lavorato con il Teatro Autop di Milano e ha collaborato anche con Studio Azzurro. Tantissime esperienze che sembrano svilupparsi in campi diversi e che invece Aurelio riesce a riunire e a fondere sulla tela. Quindi io ti chiederei come fai con tutti questi interessi, queste passioni, queste esperienze diverse, poi a riunirle nel tuo lavoro. Sì, certo, come hai anticipato tu, il lavoro di assimilazione è complesso, ma nello stesso tempo è anche molto semplice. Si parte da una volontà di creare un'opera e io che sono nato nell'Accademia di Brera, pensando al teatro, ho cominciato pensando come quando poi mi sono avvicinato alle tele, avvicinato al colore, avvicinato al pennello, ho cominciato a pensare come fare a rendere teatrale un progetto che poi ha delle tecniche definite per coinvolgere o comunque per rappresentare. E facendo questo, la prima cosa che mi è venuta in testa, proprio perché ho cominciato a lavorare in teatro, parlando di poesia visiva, con Giancarlo Pavanello, e
con Carrega. E la cosa che il teatro impone è la parola. La parola mi veniva spinta da questo mio desiderio su una tela, per cui ho cominciato a fare poesia visiva o, come dicono, di scrittura visuale, dove la scrittura era aveva un significato, ma aveva anche un significante. Pertanto era basata in un contesto dove il verso o la scrittura diventavano immagine o comunque parola detta e fruita in maniera ottica. Da questo il percorso è diventato più complesso e avevo bisogno di prendere, usare la parola, quello che io scrivevo sulle e farla diventare un'immagine. Ma questo tutto partendo da sensazioni derivate spinte dal teatro. Perciò era un mio bisogno raccontare sulla tela. E ho cominciato con un percorso in bianco e nero che si chiamava Histoire, dove mettevo sulla tela dei momenti della storia importante del Novecento e della parte che ho vissuto direttamente in maniera, con una tecnica pittorica di tipo neoespressionismo, ma molto vicina all'immagine fotografica, prendevo da immagini reali fotografiche. Tutto questo poi mi ha portato a una figurazione di tipo filosofico, cioè si avvicinava alle idee filosofiche tratte da tutti quelli che ho amato, continuo ad amare. Questo è il percorso. Diciamo che comunque nelle immagini che amo proiettare sulla tela, c'è scritto un percorso teatrale. Anche quello che tu dicevi ho fatto con il percorso fatto anche con lo studio Azzurro dei gruppi di arte, di cinema, di immagine visiva più importante al mondo. Io ho partecipato facendo il nuotatore, facendo storie percorse. E in queste immagini c'erano dei fotogrammi che venivano uniti con un sincronismo particolare. Queste immagini mi sono rimaste nella mia storia artistica e ho voluto ripresentarle sulle tele, tant'è che molte tele hanno delle inquadrature del soggetto che non parte da una centralità, ma da un fatto quasi fotografico, cinematografico. È come se io volessi aggiungere al lavoro che faccio dei fotogrammi, uno storyboard quasi. Questo è il percorso, diciamo, concettuale, che non è però così limitato, sinceramente. Da un po' dentro, ma che mi ha aiutato proprio per questo amore che ho per il teatro, mi ha aiutato a percorrere questo tipo di strada. Ecco, intanto che parlavi, sono andate in onda alcune immagini, alcune foto dei tuoi quadri. So che c'è in corso una mostra presso la Galleria di Arianna, intitolata The False Sublime,
viene falso. Ecco che ha due tematiche, se non sbaglio. Esatto. Questa proprio del titolo, ma anche quella della giungla metropolitana. Ce ne vuoi parlare? Certo. Allora, il progetto nella Galleria di Arianna Sartori era relativo a un momento diviso in due. Uno è quello sugli animali, che ha un suo senso nel mio modo di concepire il pensiero. E l'altro è il falso sublime, che è un'altra cosa. Il progetto sugli animali nasce da un'idea che mi è venuta guardando un film di Wenders, Il cielo sopra il bambino, dove gli angeli, questo bellissimo film di Wenders, dove gli angeli vivevano, circolavano sui tetti di questa Berlino fredda, grigia, controllando i movimenti, la vita dell'uomo, ma uscendone, facendo un percorso meta nei confronti dell'uomo. E da questo ho avuto voglia di pensare cosa possono essere gli angeli per gli angeli di Wenders nella mia, diciamo, nel mio concetto. Gli angeli di Wenders nel mio concetto sono gli animali. Ma gli animali perché animale viene da anima. L'anima, un uomo non sarà mai più chiamato animale, non ha più bisogno di essere chiamato animale, ma contemporaneamente non vuole essere un animale, anche se lo è. Gli animali all'origine rimangono gli animali. E gli animali vengono da anima. Psiche, nella Grecia classica, era rappresentata come un angelo, come una donna con le ali. Era l'angelo, psiche e anima. Psiche e soffio, l'anima, il soffio vento, la parte vitale spirituale veniva assimilata al respiro, per cui diventava anima. Per me l'anima è l'animale. Io ho trasformato questa città di Wenders nella città degli animali, dove gli angeli sono gli animali. Anche nell'induismo Atman significa soffio, significa vento, significa spiritualità. Questa spiritualità che rimane, a mio modo di vedere, negli animali. Questi animali vengono rappresentati, non tutti i lavori che ho fatto sugli animali, che poi ho chiamato Promenade Philosophique, dove c'erano una serie di fiere che circolavano liberamente sui tetti di città deserte, ma non perché fossero deserte, ma perché l'animale, lo spirito, non guarda più al prosaico, non guarda più all'immagine dell'uomo mediocre, dell'uomo, del piccolo uomo. Vorrei citare Nietzsche in questa cosa, per parlando di non di superuomo, ma di ultrauomo, cioè l'uomo che non ha bisogno di avvicinarsi a nessuno per essere salvato, ma ha bisogno di se stesso, perché le sue qualità, le sue potenzialità sono enormi. E quelle potenzialità sono l'anima, sono l'animale. Queste potenzialità io le vedo negli animali, per cui quello che i greci pensavano fosse l'anima, psiche. Pertanto anche nel lavoro che Arianna ha alle spalle c'è un animale, con dietro la Torre Velasca, una Torre Velasca vuota, isolata, con un cielo quasi atomico, nel senso di questo fuoco, questo rosso forte, ma non c'è vita, perché non esiste altra vita, secondo
quello che immagino come angelo sulla città o di fronte alla città. L'altra parte invece è una parte un po' più vicina alle mie passioni filosofiche, teatrali, eccetera, che è il falso sublime. Il falso è il falso perché ci sono opere di artisti barocchi come Caravaggio, Verne, ecco, ad esempio qua, in questo lavoro che adesso è andato in onda, c'è una divisione in un'opera dove dalla parte destra è Aristotele, ma la mano sul teschio, con un teschio enorme rispetto alle fattezze umane, e la mano di Caravaggio sul teschio di Caravaggio. Per cui questo falso sublime è l'idea del tempo, è l'idea di Cronos, l'idea di Aion, ma in questo caso Aion. Aion è il momento, Aion è il momento indeterminato, Aion è il momento, è il tempo che esclude la storia, perciò è, come direbbe Carmelo Bene, è un atto ma non è un fatto. L'atto è il momento in cui il fatto non avviene, nel senso che il fatto è la storia dell'atto, l'atto è il momento in cui si confonde il pensiero artistico, per cui diventa indeterminato, non ha nessun senso. Il senso è solamente un falso sublime, come qui ad esempio c'è un Caravaggio che è estrapolato in questa condizione di Aion. Non ha nessun senso, non ha nessuna storia. La storia di Rembrandt qui con Aristotele era una storia, era un fatto. Quello che io metto in scena, parlo di scena, ma è una tela, è un atto che non ha significato, per cui viene descritto come un fatto del momento, dove nessuno può raccontare una storia. In questo caso la storia non esiste, perché quella mano su un teschio non è mai esistita. È un gioco di falso sublime, sublimazione dell'arte è proprio il fatto di viverla nel momento senza farne una storia, senza farne un fatto. Diventa un momento in cui uno gode di quello che sta succedendo. Come in questo caso c'è un momento, come dicevo prima, che è una specie di fotogramma, tratto da un'opera di Caravaggio, di Gesù, che indica una luce, e quella luce è la finestra. Ma i due fotogrammi messi insieme perdono la storia, diventano un momento in cui l'opera perde il senso dell'opera stessa. Perdendo il senso dell'opera stessa diventa un momento ottico, un momento di annullamento del concetto. Per cui diventa estetica nel senso filosofico, però, nel senso della modaiola. Certo. Questi sono i due momenti. I due momenti sono fondamentali perché unirli non è facile, non avrebbe nessun senso. Ma il primo momento è un momento quasi cinematografico, quello dell'animale. Il secondo è un atteggiamento di critica e di rispetto verso la pittura. E il recupero di una pittura barocca che all'inizio la pittura barocca come veniva pensata, considerata da
Caravaggio è l'inizio del cinema, perché ci sono dei momenti particolari relativi all'immagine, una luce particolare, un modo di esprimersi del soggetto in scena, un concetto di movimento che prima non esisteva. Per cui il cinema è da qui la rappresentazione, è da qui il teatro, e qui di nuovo si ritorna come in un circolo all'amore per tutto quello che è l'arte visiva. Non so se può continuare o se sono stato chiaro, un pochino, se ci sono delle cose magari che non hanno avuto una chiarezza, chiedetemi pure. Prego, prego, Rianna. Sì, no, per me è chiaro perché conoscevo già esattamente questi temi. Quindi io farei una nuova domanda a questo punto. Come dicevo, anche per chi ci ascolta, per chi ci vede, Aurelio lo conosco da oltre 10 anni e in questo periodo ho potuto presentarlo in galleria con 5 mostre personali più altre occasioni. E devo dire che le sue mostre hanno sempre avuto sul visitatore un grande fascino e riescono a coinvolgere veramente emotivamente chi entra in galleria a guardare i dipinti. Quindi Aurelio, volevo chiederti, ma secondo te i tuoi dipinti emozionano e fanno pensare il pubblico per quale motivo? Per magari le tematiche che non sono sempre scontate, come anche in questo caso ci hai raccontato, oppure anche per la gestualità del segno e della tua tavolozza che ti caratterizza nei toni dei bruni, dei scuri, comunque di questi colori che hanno un loro forte significato, anche per le grandi dimensioni spesso delle tele che presenti, o perché dietro ogni dipinto c'è un pensiero che va anche oltre a quello che raffiguri. Che io non ho sentito l'ultima parte della domanda. Sì, o il pensiero, cioè dietro ogni tuo dipinto c'è un pensiero che va oltre a quello che raffiguri. Sì, ho capito. Guarda, io non so. Secondo te, chi entra in galleria e vede le tue mostre può essere attratto da tanti aspetti. Sì. Allora, Arianna, il pensiero è questo: guardare normalmente, purtroppo, siamo abituati a guardare, il nostro senso ottico ci spinge a guardare un'opera e attraverso i nostri contenuti accettarla come bella o brutta. Questo nella maggior parte dei casi. Quando ci si chiede qualcosa, oppure ci si esprime in modo particolare, come sento spesso dire, questi lavori mi inquietano, quell'inquietudine diventa curiosità. E allora se l'inquietudine diventa curiosità, è un fatto positivo, perché allora in quel lavoro tu vai a cercare cose diverse da quelle che sono solamente il progetto o la percezione visiva. E cercando, facendosi delle domande, diventa curioso, perché tante volte un'opera guardata in maniera spontanea, di passaggio, da cui considerare bella o brutta.
scelta, perché il colore non ti piace, perché non ti piace l'immagine, o perché pensi che quell'immagine, ma questo fa parte della storia dell'arte, no? Bacon all'inizio della sua storia disgustava quasi il pubblico, e non solo lui. Solo lui, ma perché il pubblico veniva disgustato non solo dalla rappresentazione di Bacon, perché Bacon inseriva il sangue, la carne, ma anche dal fatto che l'immagine non era quella che nella concezione generale del fruitore fa parte dell'immagine classica, no? Ma Bacon poi ha fatto pensare molto, ed è stato molto intuitivo sul futuro. Oltre ad essere intuitivo, Bacon è stato una, diciamo, sprone per tantissimi artisti, non solo dei pittori, ma anche di operatori culturali diversi. Perciò l'idea è che se vedi una cosa che al di là del fatto estetico che ti interessa diventa una cosa che ti richiede delle domande, e questo è molto positivo. Se questo succede nei lavori che faccio, che sono molto contento, al di là di quello che mi dicono, alcuni lavori, perché le facce non sono sorridenti, perché i colori non sono splendenti, non sono rilassati, perché diciamo che nei movimenti fisici del rappresentato sulla scena, sulla tela, non c'è una fluidità dell'anima, non c'è un rilassamento dell'anima, e allora se tutte queste cose insieme vengono considerate, benvenga, anzi, deve essere così. Cioè, l'arte deve essere critica, deve essere paurosa, deve far paura, senso vero, ma non della paura dei fantasmi, la paura dell'aspetto concettuale. Cioè, non ci arrivo, ho paura, voglio capire, voglio andare oltre, anche perché l'artista oggi, il pittore, diciamo, probabilmente è l'unico, è una delle poche filosofie rimaste ancora in scena. Il pittore, se vuole, riesce a creare una situazione filosofica molto più profonda rispetto a quello che leggi, però questa è una cosa che decide il fruitore, certo. Solo l'immagine, certo. Le risposte dell'immagine che applicano. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Tu, se non sbaglio, abiti a Milano? Certo, sì. Ecco, ho visto che hai fatto 5 mostre personali qui a Mantova, nella nostra città. Quindi ti piace la nostra città? Cosa ne pensi? Scusami, ma non ho sentito la finale. Quindi ti ho chiesto cosa ne pensi della nostra città di Mantova. La nostra città. Cosa dire di Mantova? Mantova è sempre stato un centro di attrazione per l'arte, no? Dai pittori veneti di Venezia, i grandi pittori che si trasferivano alla corte per portare l'arte. Qui è una città abituata a vedere l'arte, una città abituata a vedere una grande arte, no? Perché il genio romano, insomma, tutti i colori che sono passati, che hanno lasciato delle tracce, fanno parte della storia dell'uomo mantovano, no? come noi italiani abbiamo dentro di noi il DNA della grande storia dell'arte
complessa, per cui è quasi più facile che a Milano avere delle relazioni artistiche molto più, forse più serie. Pensa che si dice che mediamente un mantovano parla o dei Gonzaga o degli artisti che hanno gravitato attorno alla corte di Gonzaga 2-3 volte a settimana. Per dire il legame. Ci credo, ma è anche giusto, no? È anche giusto, è un patrimonio enorme, I Gonzaga erano Tintoretto, ad esempio, uno dei miei artisti preferiti, ci ha vissuto con i Gonzaga. Mantova è molto facile da raggiungere, una parte diciamo dell'arte che io amo è l'arte veneziana, l'arte degli artisti veneziani. Ma quasi tutti gli artisti veneziani hanno lavorato a Mantova, quasi tutti sono passati da Mantova, quasi tutti avevano un rapporto con Mantova. Pertanto, cosa dire di Mantova? A parte la bellezza, che comunque uno che ci vive, già quello è una ricchezza pazzesca, ma il fatto che si senta in maniera forte la presenza degli spiriti artistici. Assolutamente. Ed è un peccato che adesso molti dei tesori che erano a Mantova sono sparsi in giro per il mondo. Certo. Anche l'enorme valore che avevano e che hanno tuttora. Certo. Sì. No, per io ci vengo molto Ariano lo sa, molto volentieri, perché il rapporto comunque è forte con le città d'arte, con le città che hanno vissuto periodi fecondi dell'arte mondiale, no? Venivano dal Giappone a farsi ritrarre dagli artisti che poi frequentavano la porta dei Gonzaga, dal Giappone addirittura, un periodo in cui per attraversare l'oceano non era come prendere l'aereo, eppure era talmente forte l'attrattiva, il mistero di questi grandi artisti che aveva preparato l'oceano. Tanto io vengo da Milano, sono 140 km, diciamo. Anche se l'autostrada non è semplice, non c'è un... Sì, a volte non è facilissimo raggiungere Mantova, però insomma consigliamo a tutti di farlo, certo. Di venire almeno una volta. Ma bisogna, io ho una figlia che è innamoratissima di Mantova, da quando le prime cose che ho fatto con Arianna, lei si è innamorata di Mantova, che adesso ancora c'è. Il primo viaggio che faccio con le mie amiche voglio andare a Mantova. Bene. Ti faccio un'altra domanda, Aurelio. La tua carriera ormai è lunga, insomma, hai avuto tante esperienze, tanti riconoscimenti, soddisfazioni. Dicene una recente, un'ultima soddisfazione. Ogni tanto capita qualcosa, no? Ad esempio questo, forse te ne parlavo, sì, te ne ho parlato, questa grande associazione Brescia che si chiama Berardelli, che raccoglie le opere degli artisti che hanno contribuito al successo della poesia visiva, per cui hanno una raccolta di grandissimi personaggi, da Carrega, ma c'è anche loro, c'è Boyce, c'è
c'è tutto il mondo, e questa credo che sia una delle più grandi e importanti collezioni europee di poesia visiva, raccolgono più di 4.000 opere, hanno acquisito un lavoro che fa parte adesso della loro collezione, e questa è una cosa che mi gratifica. Ci sono altri che danno il teatro, il continuo ad avere successo. Ho avuto la fortuna di prendere parte a questa grande mostra dedicata contro lo zingaro fatta al Palazzo Reale di Milano. Adesso probabilmente, anzi quasi sicuramente, la mia opera farà parte di un altro lavoro importante sui centenario della nascita di Beuys, questo grandissimo artista tedesco. Ci sarà una manifestazione patrocinata dal Comune che durerà 4 mesi, dove ci sarà anche una mia opera, questa è un'opera di presentazione. Piano piano queste cose emergono, si spera che vadano avanti. Bene. Speriamo poi che migliori anche questa situazione, che si possa ritornare a fare, certo, che ci aprono delle nuove prospettive, certo. Siamo bloccati. Volevo proprio chiederti questo, noi stiamo vivendo questo periodo storico che probabilmente se lo ricorderanno o ce lo ricorderemo per svariati anni. Ecco, in questo periodo il tuo modo di lavorare, il tuo modo di dipingere è cambiato? Stai pensando, lavorando qualcosa in particolare su questo periodo? Guarda, è cambiato sì, perché conosci i miei lavori, con la parte delle persone che conoscono i miei lavori. Qualcuno, credo proprio tuo marito, Arianna, l'abbia notato, che il primo periodo, sì, quarantena, quello di mi ha fatto tipo questi lavori che state guardando, non questi, ma quelli di prima, mi ha fatto creare questo falso sublime, ed è un cambiamento non solo concettuale, ma anche pittorico. E questo Alessandro mi chiedeva, e questo è successo proprio nel periodo. Ma perché tutto era legato a un fatto che mi ha permesso di essere sviluppato in quel periodo. Non solo, ma come tempo, ma anche come problematica. Ci sono ad esempio i miei ritratti che non avevo mai fatto. Questi ritratti sono un po' confusi, non si capisce, adesso non so come fare a far tornare indietro, ma c'è un ritratto dove io sono più giovane ma sembro più vecchio, in un altro dove vengo un po' messo in disparte, ed è proprio come se questo tempo, in quel periodo, si fosse un po' cancellato, no? Allora, questi ritratti, questo, quello di prima, quello che ci sono, gli occhiali, il mio ritratto senza capelli, senza. È come se io avessi previsto un periodo in cui passa il tempo, ma non te ne accorgi, ma non lo sai. Perché in realtà poi è così, no? Passato questo tempo, un anno come se non fosse esistito. Certo. Vengono così annullate le tue realtà giornaliere, sembra di vivere un periodo che non c'entra nulla con la tua vita. Io quando siamo usciti nella prima parte, verso luglio-agosto, non pensavo come un fatto della mia infanzia, no? Sai quelle cose che si pensano con nostalgia, che era una cosa assurda, no? Ma non era la nostalgia del periodo, era la nostalgia di questa assenza dei tempi.
una perdita dei tempi, un'assenza, andare oltre i tempi. E allora io, come dicevo, rispondendo ad Alessandro, ho fatto questa mia immagine che dove io in realtà ho ripreso l'immagine di quando ero giovane, me l'ho fatta diventare più vecchia, come se i tempi si fossero accavallati, come se il tempo non esistesse, che poi è così, il tempo non esiste, ho visto il futuro, e allora in quel momento non capivo nulla, non capivo un passato, non capivo un futuro, mi ero annullato rientrando in una situazione di storia della fisica, dove in maniera involontaria ho capito come il tempo non esiste, come non c'è. Ecco, questo è rispetto a questo periodo. Per cui sono cambiate proprio delle pensieri e i riflessi sono cambiati. Le immagini sono diventate un po' più sfumate in alcune cose, un po' più classiche, come un recupero di una mia memoria, e ancora oggi non so decidere realmente cosa mi è successo, non lo so se ho vissuto un sogno, perché era un periodo veramente particolare, sì, dove chiaramente cambiavi anche il tuo modo di essere, il tuo modo di fare, ed è cambiato, perché se tu vedi i lavori fatti in quel periodo rispetto ai lavori fatti negli altri periodi, è diverso. C'è un po' più attenzione, più ricercatezza in alcune cose, ma anche proprio un'assenza di tempo. E questa assenza di tempo, come ripeto, l'ho descritta in questa mia immagine, che non è un'immagine reale, perché non la rappresenta nel passato e nel futuro, perché ho preso sia il passato che il futuro e ho cercato di metterli insieme per quello che è il passato e il futuro. Mettendoli insieme è venuto fuori un'immagine che non c'entrava proprio nulla. Che però è il mio ritratto. È il ritratto di un uomo senza tempo. Bella, bella. Comunque bella questa immagine. È un ritratto sempre valido, allora. Sì. Esatto. Si può riutilizzare tante volte. Sì. Bene, io ti ringrazio tanto per essere stato nostro ospite, e purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio anche Arianna. Grazie a voi. E niente, vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì prossimo, dove però vi invito anche a tenere monitorata la nostra pagina Facebook, perché vi informeremo lì sui vari appuntamenti in programma il venerdì sera, e se volete potete contribuire alla nostra causa, alla causa della delegazione di Mantova, facendoci un bonifico a Liban che vedete ora scorrere. Ringrazio ancora Aurelio Gravina, ringrazio Arianna Sartori, e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata. Grazie anche a te Alessandro, a te Arianna, a presto. Grazie. E naturalmente ringrazio Alessandra Moreschi e Marco Bottoni, che sono alla regia e che hanno curato la parte di background di questo evento. Grazie a tutti. Saluto anche a loro, grazie. Ciao. Arrivederci, ciao.